Ciao ragazze, oggi nuovo video mi preparo con voi, visto che stasera usciamo a cena, io anticipo il make-up così lo faccio insieme a voi e mi tenete un pochino di compagnia, anche perché sono le 3 e usciremo verso le 8, comunque tanto io mi metto avanti con tutta calma e provo con voi le nuove cose che vi ho fatto vedere nell'ultimo video haul. Così le vedete in azione, sono prettamente in tenuta casalinga. Adesso mi vado a mettere anche il ciappo sempre in tinta rosa, così per coronare questa sciatteria. E mi preparo con voi. Allora, ho già messo ovviamente crema viso, contorno occhi, tutta la skincare fatta. Ho messo anche il primer, quello di Zui, che è una cremina che risulta veramente morbida, è tipo una crema viso. Io lo sto provando in questi giorni, però come vi dicevo ancora non c'è così freddo, quindi vorrei testarlo meglio d'inverno per vedere se tiene bene l'idratazione, che era la cosa che a me interessava di più. Allora, io partirei con il trucco occhi, come sempre, faccio sempre prima il trucco occhi e la base viso alla fine e vado a mettere questo primer di Too Faced, che è uno dei tanti ormai tubetti che sto finendo. Oggi volevo fare un look sui toni del viola per stare anche in tinta con lo smalto e quindi farò un make-up che ancora non ho sperimentato perché in queste mattine non mi sono quasi mai truccata gli occhi, perché facevo una fatica terribile ad alzarmi, quindi mi alzavo un quarto d'ora più tardi del solito, anziché alzarmi tipo alle 6 e un quarto, mi alzavo alle 6 e mezza, 6:35, che era tardissimo, e non avendo tempo di fare il trucco occhi, non sono riuscita neanche a testare più di tanto le novità. Poi la novità ultima è questa, adesso la proviamo insieme. Sento tantissimo la mancanza in questa palette, che è comunque molto bella, di un colore avorio opaco e uno scuro, tipo un nero opaco, perché comunque questo è un marrone. Il colore più chiaro è comunque luminoso, Immaculate è un colore che va a illuminare, quindi io solitamente utilizzo un colore opaco sia sotto all'arcata sopraccigliare che per andare a uniformare la palpebra. Quindi vado a prendere questa palettina di Kiko, di un'edizione vecchissima, edizione limitata, mi sembra la Dark Heroine forse. Comunque, di questa palette ho finito questo colore che per me era bellissimo, questo avorio opaco, appunto, che vi dicevo che ho sfrutto molto. Ce n'è un pochino negli angolini, quindi lo vado a recuperare con un pennello e vado a uniformare tutta la palpebra. Vado a prendere la Labai e lo vado a mettere nella piega con il solito pennello della Zoeva, il 227. Questo colore mi ricorda tantissimo Circle di Nabla, sempre, infatti ci assomiglia molto ed è un colore che a me piace tantissimo da utilizzare proprio nella piega per la transizione. È molto burroso, si sfuma bene, questo colore qua è molto bello veramente. Vado a mettere adesso Inception su tutta la palpebra mobile, però lo vado a mettere con il dito anziché col pennello perché l'ho provato a mettere col pennello ma non ha un rilascio di colore omogeneo. Magari sbaglio pennello io, però mi sono trovata meglio col dito. Quindi lo vado a picchiettare al centro della palpebra spostandomi verso l'esterno. È un bellissimo duochrome malva su base nocciola con riflessi lilla, meraviglioso. Poi vado a prendere Senorita, che è questo rosso opaco, e lo vado a mettere con un pennello di EcoTools nella parte un po' più vicina al condotto lacrimale. E lo sfumo insieme a Inception. Poi, sempre con questo pennello dell'EcoTools, ma dall'altra parte, prendo Sistina
che è meraviglioso, veramente è il primo ombretto che ho sbocciato in negozio, è pura seta questo ombretto e lo vado a mettere nella transizione sfumandolo con la lavai. Se non Rita lo vado a mettere anche nell'angolo esterno, quindi lo vado a mettere proprio alle due estremità. Vado a riprendere Inception e lo picchietto al centro della palpebra mobile. Con un pennello da sfumatura pulito vado a sfumare i bordi. Poi prendo Immaculate e lo vado a mettere sotto all'arcata sopraccigliare, per andare a dare un pochino di luminosità. Questo ombretto vira molto all'oro, quindi dà veramente tantissima luce. Vicino al condotto lacrimale invece vado a mettere Vanitas. Ok, allora adesso vado sotto e vado ad applicare, riproviamo un po' tutti, Metal Cupid Delirium. L'ho provata ad utilizzare sia bagnato che asciutto, non mi sono trovata bene con questo ombretto perché tende a cadere a pezzetti. Adesso vi provo a far vedere lo swatch, non so se riuscite a percepire i pezzi di ombretto. Comunque è nella nuova formulazione Fluid Metal. Però io con questo ombretto qua onestamente non mi sto trovando granché bene, è quello più difficile da gestire della palette. Ho provato a metterlo sia con il pennello, ma non viene prelevato un granché bene e tende a cadere un po' a pezzi. Con il dito non mi ha fatto impazzire, col pennello bagnato un pochino meglio, però onestamente ha una texture che non mi piace particolarmente, quindi non lo utilizzerò oggi. Ma vado a prendere Metal Cupid come vi dicevo e lo vado a mettere sotto alle ciglia inferiori. Basta, non vado più a mettere nulla perché sennò veramente ho usato praticamente tutti i colori. Volevo utilizzare Dogma nella parte più esterna, proprio nella V finale, per andare a scurire ulteriormente, ma lascio tutto così com'è. Prendo la matita di Essence Long Lasting Eye Pencil 27 Purple Rain, questa viola, e la vado a mettere come eyeliner. Faccio una riga proprio sottile vicino alle ciglia e la sfumo un pochino con un pennello, giusto per dargli quel tocco di viola in più. Come mascara vado ad utilizzare questo della Essence Lash Princess, che ha lo scovolino in setole, la forma è questa. Separa bene le ciglia, dà un effetto allungante, volumizzante che a me piace molto, veramente per il prezzo che ha, dura tutto il giorno senza cadere a pezzi sul viso. Si strucca bene, non ho problemi a struccarlo e quindi io questo mascara qua lo promuovo assolutamente. Mi piace molto l'effetto che fa anche senza piegare le ciglia, perché ovviamente anche stavolta, come l'altra volta, mi sono scordata il piegaciglia, me lo dimentico spesso in realtà. Questo, ragazze, è l'effetto del mascara con una sola passata, guardate che bello. Non fa l'effetto ciglia appiccicate. Secondo me le volumizza bene, le separa, le allunga. Mi piace. Vado a sistemare le sopracciglia con la solita Brow Divine Venus di Nabla. Per fissare le sopracciglia utilizzo il Make Me Brow di Essence che mi aveva suggerito Kate. L'ho preso, l'ho trovato in offerta, non so se sia il prezzo normale, l'ho trovata a 1 euro, non ve l'ho fatto vedere nell'ultimo video che mi sono dimenticata, però pagato 1 euro e veramente mi sta dando grandi soddisfazioni. È colorato, io ho preso la colorazione più chiara, ha questo scovolino. E se avete dei buchetti da riempire, un po' li riempie perché comunque essendo colorato va a riempire anche i buchetti. E lo trovo veramente valido, cioè per 1 euro poi validissimo.
Bene, procedo con la base viso e vado a mettere ovviamente il mio amato fondotinta di Zui. Ne metto un pochino sul dorso della mano e poi lo vado ad applicare con il buffing brush. Di solito lo applico con Expert Face Brush, comunque oggi lo metto con questo. Vi faccio vedere anche l'effetto. Nel video applicazione ve l'avevo già fatto, comunque questa è un'altra colorazione. In condizione di pelle diversa e quindi ve lo faccio vedere. Non so se riuscite a notare, comunque va a uniformare bene il colore del viso, non essendo troppo coprente, perché comunque se avete delle magagne non le andate proprio a coprire del tutto. Però insomma, per me va più che bene. È facilissimo da stendere, non mette in evidenza i pori. Stupendo questo fondo, mi piace un sacco, ma ve l'ho già detto. Sono un po' ripetitiva con questo fondo. Vedete l'effetto? La pelle rimane bella luminosa. Non una roba eccessiva perché non è comunque un fondotinta luminoso, però è effetto molto naturale, secondo me uniforma bene il colorito, a me piace da impazzire questo fondo. Vado a mettere il correttore, ho portato quello di NARS in mini size che io ho nella colorazione medium 1 custard e lo vado ad utilizzare solo qua un pochino per coprire l'occhiaia, però solitamente passo sempre anche il fondotinta e quindi già un pochino quello mi aiuta a coprire e lo vado a sfumare con la spugnetta, la Mini Beauty Blender, anche un pochino ai lati del naso. Poi per settare il correttore utilizzo una cipria di Hourglass, lo so, fa specchio, quindi evitiamo di farvi vedere la confezione, e vado ad utilizzare la Diffused Light. Questa che è un po' giallina, va a settare benissimo il correttore e dà anche quella giusta luminosità senza andare a seccare assolutamente il contorno occhi. A me con questa cipria il correttore nella zona dura tutto il giorno e ho utilizzato il setting brush per andare a settare il contorno occhi. Per tutto il viso invece utilizzo la mia solita cipria ormai, questa è diventata la cipria ufficiale che è l'Alabaster Touch di Neve Cosmetics con il pennellone qua della Real Techniques, il powder brush. Poi sempre dalla palette di Hourglass vado ad utilizzare il bronzer con questo pennello di Real Techniques Contour Brush. Queste polveri sono fotoniche, ragazzi, ve l'ho già detto, vi stresso, però si sfumano benissimo, danno una tridimensionalità al viso che è pazzesca. Io sto utilizzando solo questa palette, veramente da quando l'ho presa tutti i giorni utilizzo questa palette, è bellissima. Sono super contenta di averla presa. Intanto lo sto andando a mettere ovunque questo bronzer. Cioè, guardate che effetto che fa, è meraviglioso. Poi, come blush, vado a fare un mix tra i due, sempre da questa palette. Comunque, faccio tutto con questa, con questo pennello della BH Cosmetics. Cioè, effetto luce, salute. Meraviglia, cioè, guardate che luce che dà. Questo ciappo però ormai mi sta dando noia, me lo devo togliere. Non ho messo nessuna matita all'interno della rima interna, va bene così, magari stasera guardo se mettere una matita nera, per il momento lascio così. Come illuminante vado a mettere questa polvere, sempre della solita palette, Hypnotic Strobe Light, questa al centro. Con la scoperta del secolo, il fan brush di Mesauda che vi avevo sempre mostrato in quel video.
Si vede, ma io dallo specchio lo vedo veramente bene. Che figata questo foundation. Guardate. Bello, bello, bello. Per fare il contorno labbra utilizzo questa matita di Sephora. La Universal Lip Liner che va praticamente a evitare che sbordi poi il rossetto. Come rossetto ero indecisa se mettere Rosa Indiano di Clio Makeup o Orchid di Nouveau Cosmetics. Non lo so, guardiamo. Questo è Orchid e questo è Rosa Indiano. Prova a mettere Orchid. Look terminato, ho sciolto anche i capelli. Questo è il risultato. Sono abbastanza soddisfatta. Le uniche modifiche che andrò a fare, penso, saranno quelle di mettere una matita nera nella rima interna e il rossetto. Non sono convinta di tenere questo. Comunque, vi faccio vedere il look finito. Le polveri stupende, la base comunque così veramente mi piace tantissimo. Adesso nell'anteprima la vedo molto luminosa, più di quant'è in realtà, però è veramente bella. Trucco occhi. Mascara considerate che sono una passata, forse ne faccio un'altra. Rossetto Orchid di Nouveau Cosmetics. E basta ragazze, io vi ringrazio tantissimo per la compagnia, spero che il video vi sia piaciuto e se vi va ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao!